Si sa, ragazzi, siamo in periodo di Battle Royale e non è che la cosa mi faccia impazzire, è un genere che proprio non mi piace, ma questi sono gusti miei, non significa assolutamente che siano brutti giochi. E lo stesso Fortnite, che per anni è rimasto nella bocca di tutti, questo, insomma, lo ritengo un gioco valido, tutto sommato. E quindi ce ne sono tantissimi altri, c'è Apex, c'è Call of Duty Warzone e c'è anche questo Hyperscape, che quando è uscito effettivamente per un periodo ci hanno giocato tutti e se ne parlava un sacco. C'è solo un problema però. Io l'ho provato, io non faccio testo, ve l'ho detto, il Battle Royale non è certo il mio genere, però, nonostante questo, posso dirvi che ho fatto qualche partita a Fortnite, certe dinamiche non mi piacevano. Ho fatto qualche partita a Apex Legends, lì già mi trovavo un pochettino meglio. Ho fatto qualche partita a Call of Duty Warzone, stessa cosa, però comunque, gioco valido. Hyperscape invece proprio non mi è piaciuto, ragazzi, ma zero proprio. E questa cosa qui, onestamente, l'ho sentita dire da anche altre persone. Ovvero, ci hanno giocato per un po', per un paio di settimane non si è parlato d'altro, perché comunque i Battle Royale tirano ancora un bel po' e poi basta, si sono tutti stufati. C'è anche da dire che Battle Royale, come è normale che sia in qualsiasi moda videoludica, ragazzi, sono nella fase un pochettino discendente. È normale. Fortnite stesso non fa i numeri che faceva una volta, ok? Certo, ancora è vivo il genere, ci mancherebbe altro, e ce ne sono ancora che ne escono. Però, esattamente come successe con altri generi, io mi ricordo il momento dei MOBA, ragazzi, ovvero League of Legends più tutti gli altri, Dota, Heroes of the Storm, Smite, eccetera, eccetera. E beh, era un proliferare di giochi che venivano fuori in stile MOBA. E quindi è normale che ne scappino fuori, ragazzi, però come andò all'epoca, anche in questo caso, certi giochi usciti dopo non riescono a raggiungere effettivamente quello che si erano prefissati, ok? L'hyperscape dei MOBA di allora, secondo me, è Heroes of the Storm, che ha raggiunto una certa popolarità, ma poi col tempo è morto. Il che mi è dispiaciuto perché era uno dei pochi MOBA che veramente mi piaceva. Ma io sono un po' fanboy Blizzard, finisce per piacermi tutto quello che la Blizzard fa. Quindi anche in questo caso non faccio testo. Questo video qua in particolare, ragazzi, avrete notato come la mia opinione non faccia testo in nessun caso. Nel senso che effettivamente non è il mio genere, conosco poco le cose. Quindi vi ho voluto dire questa roba perché in effetti c'è un comunicato. Ubisoft stessa dice che è delusa dal Battle Royale e prepara delle novità perché è andato al di sotto delle nostre stesse aspettative, cioè quelle di Ubisoft, ok? Quindi, un post pubblicato sul sito ufficiale. Mentre il lancio in luglio in open beta su PC è stato un successo, non siamo stati in grado di raggiungere le alte aspettative che ci eravamo imposti con l'uscita completa su console che è arrivata ad agosto. Sappiamo anche di non aver soddisfatto nemmeno le alte aspettative dei nostri giocatori e per questo abbiamo deciso di muoverci. Ok? E hanno annunciato ulteriori modalità, hanno annunciato il crossplay, insomma cercheranno di correre ai ripari. Ora, uno, vi devo dire che Ubisoft in questo periodo non ne sta azzeccando una. Ora, spero tanto in Assassin's Creed Valhalla che sia fatto bene, però forse non ne sta azzeccando una, è un po' eccessivo. Però sicuramente non versa proprio in acque bellissime e non ne ha fatto neanche particolarmente mistero. L'ha proprio ammesso Ubisoft che aveva bisogno di ragionare un pochettino su certe cose, ok? Per migliorare. E Hyperscape a quanto pare non fa eccezione. Però anche in questo caso, onestamente, secondo me non ce la farà. La mia opinione, di nuovo, conta poco, ragazzi, ed è qui che intervenite voi. Se amate Battle Royale e ne parlate di più e ne giocate di più di Battle Royale, ditemi un pochettino la vostra opinione, perché vorrei avere un pochettino di contesto. Ho soltanto la mia esperienza e anche il guardarmi in giro sul mercato videoludico, perché questo lo faccio sempre giornalmente, e a me le cose interessano. Mi piace il mondo dei videogiochi, perciò anche parlare di generi che amo poco mi va benissimo, anzi sono comunque felice. Perciò, in questo caso, più che in altri video delle mini news o anche qualsiasi altro video, per quello che vale, la vostra opinione è molto importante. Perciò, se avete voglia, fatemi sapere un pochettino voi la vostra esperienza con i Battle Royale, la vostra esperienza con Hyperscape, di che cosa avrebbe bisogno per avere un pochettino successo, come sta andando il genere Battle Royale, così diamo un pochettino più di contesto a questa notizia, meglio di quanto possa fare io. D'accordo, ragazzi?
La sezione commenti è tutta vostra, grazie mille di tutto, soprattutto di aver visto questo video. Noi ci vediamo al prossimo e come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch. Lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutti i video delle mini news. D'accordo ragazzi? A presto!